streaming su Twitch. Cosa? Perché ragazzi, oggi non ho tempo, devo ancora finire un libro da leggere, devo iniziarlo e finirlo entro domani, quindi la cosa è abbastanza difficile. Qui e poi c'è il derby, quindi non ho tempo di fare per poi andare ad editare un video. Quindi siamo qua a fare un live streaming su Twitch che poi caricherò sul primo canale adesso. Datemi un secondo che sistemo le ultime impostazioni perché voglio che si senta tutto. Quindi, boh, aspettate un minuto che faccio venire anche un po' di gente perché alla fine deve essere anche bello seguire un Pink Pally live. Dato che è la prima volta che lo faccio, quindi sono anche abbastanza teso. Comunque, io direi di iniziare qua perché mi sembra che il live vada. Datemi un ultimo secondo, il live va. Quindi, potente a parla ragazzi, qua Axelogi. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video. Che ragazzi, il nuovo Pink Pally su FIFA 15. E oh my god, oh my god, oh my god, Pink Pally di un giocatore, devo dire, abbastanza forte, ma soprattutto famoso. Infatti, Pink Pally Rodriguez in forma, pagato la bellezza di 224.000 crediti. Non l'ho ancora utilizzato, come non ho ancora utilizzato questa squadra, però manca il tempo necessario, quindi non posso farci niente. E come sempre, prima di iniziare, volevo dire un paio di cose. La prima è che infatti vi volevo ricordare di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare chiodi di FIFA, e mi raccomando, utilizzate il codice Axel con 2 come discount code. E secondariamente vi volevo invitare a passare anche dal mio Twitch, perché infatti cercherò di fare il più live possibile, soprattutto in questi periodi natalizi, nella quale magari si sta un po' più a casa e cose varie. Quindi mi raccomando, andate anche su Twitch. Detto questo, ragazzi, oggi che metodo di estrazione utilizzerò? Ne userò uno abbastanza ambiguo, se possiamo così definirlo, perché infatti estrarrò su Twitch. Questa è l'unica volta, o meglio, quando farò il Pink Pale in live, li farò così, perché mi è un po' più veloce estrarre appunto le. Subito, o meglio, aspetto un secondo che la gente su Twitch venga, perché non credo ci sia ancora nessuno, quindi io per adesso ho parlato da solo. Madonna, che bello. Comunque, questa qua è la squadra. In porta abbiamo Buffon, poi Castan, Chiello, Zuniga, Carvajal, Guarin, Elsha, James e Elsha, Pogba, Tevez e Ibarbo. Detto questo, ragazzi, io direi di fare una piccola cosa. Se voi che mi state seguendo state giocando su Xbox, o meglio, avete l'Xbox One e volete partecipare al mio Pink Pale, mi raccomando, mettete la vostra gamertag, perché sperando che si possa fare, perché mi è appena venuto in mente che quando si aggiunge qualcuno, diciamo, non subito compare nella lista amici. Prima bisogna chiudere FIFA, ma nel caso in cui io chiuda FIFA la live salterà. Quindi speriamo proprio che non succeda questa cosa, diciamo. Vabbè, però vedo che la gente ci sta già invitando, dato che. Proviamo. Ho partecipato ad un invito a casissimo, Però non succede niente. LOLs. Riproviamo. Allora, ragazzi, provate ad invitarmi. Perché io proverò ad accettare l'invito direttamente da qua. Perché se no l'Xbox. Se no la live salterà. Perché infatti dovrò uscire da FIFA per. Ecco qua, ho ricevuto un invito, ma non cambia comunque nulla. Che cosa abbastanza ambigua, chissà il motivo. E invece no, e invece no, e invece si è verificato un errore. Ah, vedi, durante la mia lista amici devo per forza avere tra gli amici il mio sfidante. Che due palle. Comunque, ora che guardo la chat, il primo che ha scritto è Cristianone10, quindi datemi un secondo che lo aggiungo e poi, sperando che non debba uscire da FIFA, ci andrò a giocare.
E ragazzi, vi dico un attimo cosa è successo. Io sono andato 2 volte la GT, mi dava che non esisteva appunto una persona con quella gamertag. Quindi il secondo che ha commentato è quello dopo Cristianone e adesso devo andarlo a cercare. Ed è DJ Conny. Stavo anche aggiungendo DJ Conny, l'ho aggiunto, quindi andiamo a cercare di invitare DJ Conny che è già online, quindi direi di andare a giocare con, o meglio contro DJ Conny. Quindi niente. Quindi niente, l'abbiamo invitato. Mi scuso un attimo per questo equivoco, però boh, Cristianone 10 scrive la tag Cristianone 10, poi non esiste una persona con quella tag. Quindi andiamo ad invitare, non mi ricordo già più chi. Aspettiamo che lui arrivi. Quindi aspettate che lo scrivo anche sulla chat di Twitch. Vediamo se viene oppure no. Sperando che venga, Madonna. Non posso fare già i fail su Twitch. Aspettate che intanto rilinco la live su Pinkpale in live su Facebook. Però mi sembra che DJ Conny non venga. Cosa che non va assolutamente bene. Aspettate che non viene. Comunque stasera al derby, ragazzi. Derby, derby, derby. Derby, 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 derby. Dice che non gli è arrivato. Riproviamo ad invitarlo. Ma certo, perché io non l'ho invitato. Si può essere. No, sì, che l'ho invitato. Sì che l'ho invitato. Vediamo, io l'ho invitato, invito inviato, adesso non mi prendi in giro. Vediamo, one secondo, vediamo, one secondo, se lui viene. Se no dovremo cambiare sfidante. Per questo, adesso non mi ricordo come erano finiti i pinkpale che avevo fatto, boh. Il primo, anzi, scrivetemi voi quanti erano finiti i pinkpale che avevo fatto, che se non mi sbaglio ne avevo perso uno. Ho vinto entrambi, boh, non mi ricordo. Lols. Adesso, ah, avevo fatto Higuain e De Bruyne, o De Bruyne, chiamateli come volete. Quello di Higuain, sto cercando adesso se li avevo vinti oppure no. Sì, però il mio avversario non viene, ragazzi. Mi sa che dobbiamo cambiarlo. Aspettiamo un altro 10 secondi e poi cambiamo eventualmente. Cioè, DJ Conny mi scrive come faccio ad accettare. Non ci credo. Oddio! Come faccio ad accettare? Non ci credo! Non sa accettare l'invito! Vabbè, ragazzi, non ho parole. Non ho. Pa magari non ha neanche FIFA. No, ragazzi. Oh, mi sto arrabbiando. Proviamo a farci invitare. DJ Conny, invitami tu. Hai 10 secondi, che sennò cambio sfidante. Allora, intanto, che palle, dai, errori simili non li volevo io nella live. Ma vedete, mi dispiace a tutto voi popolo di YouTube. Vi racconto qualche barzelletta. Qual è. Bellissimo, stagione amichevoli, riproviamo così. Ragazzi, voi della live, non invitatemi. Fatemi invitare solo da DJ Conny, che sennò non si riesce a giocare. Che questo non sa neanche invitarmi.
Ragazzi, pensavo mi stesse sentendo. DJ Conny non mi invita. Vi chiedo scusa. E cos'è che è successo? Stavo. Non invitatemi, che mi inviti solo DJ Conny. Non sa dove sia il tasto per accettare. Non ho idea di come sia possibile. Però voi non invitatemi, aspettate che mi inviti DJ Conny, se no qua non ci si muove più. Quindi aspettate un secondo ad invitarmi. Chiedo scusa perché io tipo stavo parlando e stavo parlando a caso perché voi non mi sentivate. Quindi solo DJ Conny deve aggiungermi. Solo lui deve invitarmi ad un gioco. Quindi DJ Conny. Altro messaggio per DJ Conny. DJ Conny ti ho invitato ad un gruppo, accetta l'invito al gruppo. Adesso invitami, ora che l'hai accettato, invitami. DJ Conny, invitami. DJ Conny. Aspettiamo l'invito di DJ Conny. Se no, ragazzi, spero che lui sì, cioè, mi possa invitare perché è l'unico che c'è online. Se no, cas giamai potremmo farlo contro. Tutti questi non ci sono. Sono morti. Ragazzi, vediamo se DJ Conny riesce ad invitarmi. Voi non invitatemi, per favore, che vedo che state continuando ad invitarmi. No, stiamo registrando da troppo. Stiamo perdendo tempo. Che palle. Dai, virus mortale, non invitarmi. Sentenza oscura è annullato. Deve aggiungermi solo DJ Conny. Forse ce l'abbiamo fatta, non mi sembra possibile. Invece non va. Perché non va? Perché? Che forse sì. Siamo in silenzio. Siamo in silenzio. Oh mio Dio, c'è una schermata. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato lo sfidante. Per questo, Pink Pal di James Rodriguez in forma. Pagato un fottio di crediti. Quindi, mi raccomando, non dobbiamo perderlo. Direi che siamo pronti. Per il prossimo Pink Pal in live mi organizzerò un po' meglio. Però c'è stato il problema che non sapeva accettare. Che squadra! Van Persie, Di Maria, Aurier in forma, Lucas. Oh my god, ragazzi, voglio che intasiate i commenti di Twitch. Poi siamo solo 122 spettatori, però speravo un po' di più, ma tranquilli. Tranquilli, stiamo tranquilli. Magari questo video non mi si salva nemmeno, vi immaginate che fail. Che faccio un, un live, non mi si salva nemmeno. E perdo un giocatore così a caso. Bello, devo dire, molto bello. Molto bello. E altre cose da dirvi. Stasera c'è il derby, ragazzi. Per me vince l'Inter. Ahimè, io sono milanista, però per me vince l'Inter. Se magari sto DJ scliccasse, cliccasse X, mi farebbe un bel piacere. E ci siamo. Noi siamo i rossi. E noi partiamo con i Barbo. Prima volta che utilizzo i Barbo in questo gioco, ragazzi. Io ve lo dico. I Barbo, che parte subito. Col tarellone, i Barbo. Col tarellone. No, il Barbo viene fermato. Mannaggia, bravissimo il Paul Pogbang. Il Paul Pog... Cos'è? Cos'era? Aspettate che devo un attimo. Perché io adesso ho... Indovinate un po' quante cuffie attaccate a me. Ne ho ben due, perché ho quelle per sentire l'audio del computer, perché appunto mi servivano per vedere se la live andasse o avesse problemi o cose simili. E poi quelle per parlare dall'Xbox. Quindi, tipo, ho un orecchio che sta andando in cancrena perché... Ha tipo una pressione di 120 kg sopra. Comunque intanto Zuniga vede il Freddy. Il Freddy Freddy Guarin. Madonna i brividi. Madonna i brividi. Dai che ci siamo. Ragazzi mi raccomando, linkate da Aguilar.
intercettato bene il passaggio, ci voleva molto. Guarin chiude bene il triangolo. Ibarbo, Pogba, Tevez, e il pallone finisce in gol. Il gol porta la firma del capitano. Non c'è modo migliore di dare la carica ai suoi compagni. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Perché ho fatto gol e non si sentiva? Ma scherziamo! Adesso devo rimettere quello del Kinect. Cioè, allora, mentre ci serve cercare lo sfidante, l'audio non salta. Quando è che salta? Salta quando faccio gol, mi sembra giustissimo. Io ora devo un attimo rimettere l'audio del Kinect. Ma che due palle, ragazzi, cioè. Nel pre-partita in cui si poteva non sentire, tanto stavamo aspettando solo DJ Conny, l'audio si sente sempre. Inizio la partita, quando non faccio gol non si sente, vado a far gol, quando non faccio gol si sente, vado a far gol e non si sente. Ma che due palle, ma mi fa un po' arrabbiare, adesso cercherò di mettere in pausa e sistemare, ma perché? Che nervi! Aspettate un attimo! Cioè, probabilmente, boh, proviamo così, ditemi se si sente, un attimo, devo aspettare che, devo pure aspettare per vedere se si sente. Ragazzi, ma perché la scuola mi toglie così tanto tempo? Se non lo facevo come al solito. Vabbè, vi chiedo scusa. Infatti non si sente nemmeno. E se facessimo così? Cioè, idea pazza. Proviamola così, vediamo se si sente. Proviamo. Così mi si sente? 1, 2, 3 uova. 5, 6, 7, 8. Proviamo. Dai, se mi sentite? No, si sente sempre allo stesso modo. Ragazzi, si userà il Kinect, mi dispiace. Mi sono partite le cuffie, sono esplose. Che palle però, A me dà abbastanza fastidio sta cosa. Però Trunk, mi spiace. Dai, non si sente malissimo comunque. Cioè, un po' si sente. Quindi, vabbè. Io so che voi per un video... chiedo un video su 400 di sentire l'audio un po' con la qualità meno bella del solito, che poi si sente. Quindi ho tipo la voce un po' robotica, ecco, sono un robot. Trunk, che problema c'è nell'essere un robot? Cosa avete contro i robot? Cosa avete contro i robot? Adesso me lo dovete dire, perché intanto il Pogbang non riesce ad avanzare. Allora, perché ora mi sto sentendo quello che ho detto con Kinect, sto sentendo se si sente bene. Però Trunk, dai, si sente. Io ho constatato che si sente. Però adesso ho visto che, dato che segno solo quando non ho l'audio, mi conviene togliere l'audio così vado a fare il 2-0. Le cavolate, e partiamo subito con Luca. Ah no, parte lui, con Lukas. Che però viene fermato. Passa al Giorgiolone. Castagna per Ibarbo. Victorone vede James. Non va bene assolutamente. E ritolgo le cuffie perché rinizio a non sentire più niente. L'orecchio che mi sta esplodendo perché sottoposto a una pressione elevatissima. Dite che non si sente perché si sente. E direi di state litigando, ma si può che state pure litigando. Cristianone sta reclamando perché ha scritto male il nome. E si arrabbia con me. Ma che gente, ragazzi. Che gente. Comunque, io direi di fermarlo, non lo si ferma e lui tira. Madonna, super parata di Buffon. Anche se hai giocato un no gol al primo tempo. Deve far gol. E se lagga, ragazzi, è problema della vostra connessione. Non venitemi a dire che è problema anche che è problema mio del lag, perché è la vostra connessione. È la vostra connessione. Niente, si sente. E adesso io direi di uscire da questa situazione abbastanza ingombrante e di ripartire. Perché sto passaggio? Passaggio, grandissimo intervento difensivo. E si riparte con Carvajal. Che vede Pogba, che vede Barbo che ci prova per Tevez. Non riesce a scartarlo. Non è stato tanto sangue freddo.
Sangue, Dio santo. Quella tutto secca. Oh, ma Buffon non ha presa, è forte sì, ma non ha presa. Buono, dai, io direi di andare un po' a segnare. Un po' a segnare, direi di andare a segnare. Se la smettessero di farmi sti passaggini molto belli, sarei un po' più felice. Perché mi ha fatto l'1-1? Che palle! Davide Armeglio che scrive: spero che nel video si senta meglio. Non vedo come sia possibile, dato che il video che stai vedendo è quello che andrà su. Non si sente meglio un video tutto così, aspettate tutto giù. E Si tutto aspettava un sempre. match certamente più equilibrato, con poche occasioni, E invece palle, oggi si sono sente. riusciti a Non calciare si in porta un sente. gol Hai 90.000 decisivo. iscritti, sai di noi che non si sente. Ma andate i ciape, Chi venga batte il il gol, è cane. vero. E poi bisogna essere anche bravi a Veramente. concretizzarlo come in questa occasione. Filipe Luis. E dopo aver detto così, quelle no, potete anche. Interrompe l'azione con un intervento Comunque, tempestivo. intanto torniamo a parlare della partita, Pogba. perché abbiamo l'Ames, bel giro palla. Ma Pogba. che bello cosa! Rodriguez. Dai, su! Con Tevez, mamma Tackle mia! bellissimo, preciso, Che potenziale, me lo pesante. ricordavo una bestia. Van Persie. La FIFA cos'è? Lucas. Occhio, cerca l'area di rigore. Si è sbarazzato facilmente il portiere, ripugno, la palla Interessante, devo dire, filtrato calciotto. malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Io direi che Tevez ha visto nello spazio Ibarbo, che il suo portiere non lì è, se che Ibarbo vada a fare un bel gol. Perché infatti Cristianone, io vi voglio dire solo cosa ha scritto. Mi ha scritto: ti senti VIP. Ragazzi, io ero qua ad aspettare, l'avevo pure scelto per il Pink Pale. Lui, colpa sua, ha scritto il nome sbagliato. Dato Rodriguez. lui, io ho aggiunto ovviamente quello Guarini. con il nome sbagliato perché lui l'aveva scritto sbagliato. E ora Ciarabia. mi ha detto: ti Tutta senti l'area. VIP? Pogba. Ragazzi, questo per me è un bambino. Pericolo. Ecco il tiro. Ribalta Quindi il andiamo portiere. a toccare. Comunque, noi stavamo per riandare a segnare, però Evita la scivolata e lo salta. Divani. Pogbeng, grandissima palla. Pallone Bella. tranquillamente fra le braccia del portiere. Vuol dire proprio. E per Ibarbo che non va, intanto siamo già al 46esimo. No, L'arbitro 46. Ed manda è il finito il pallone primo indietro di tempo, voi. che è Bello, volato. secondo Proprio tempo equilibrato che si chiude volato. 1-1. Statistiche, sta Con il dominando ricambio praticamente lui. Io direi cambiato un attimo troppo di grave. Più concentrarti tardi avremo notizie più precise. e andare a fare un bel Sono gol. sulla Intanto pioggia, sono aperto. pronti per il Fatto calcio male. d'inizio del secondo tempo. È passato con Depay addosso a due persone. Palla vagante adesso. Alette. I compagni, e questo è un ottimo passaggio di El Shaarawy. Mi è piaciuto seriamente. Bello, ci Matuidi. stava. Dai, Lucas. ragazzi, non possiamo far finire una. Cioè, si finisce una 1, poi devo andarne a fare un'altra di partita. Quindi, piuttosto, ragazzi, mi faccio altro gol. Piuttosto che finire questa partita. E c'è la presa sicura del portiere. Non avevo tempo di farne una, e adesso devo aver tempo per farne due. No, 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 no. Pogba. Veng, dai, Sbaglia alzati! per avere qualcosa che non Dai, va. alzati! Bravo! Rodriguez! Bel gioco di Grazie a gambe! lui. Bravo! Prendi questo Ed ecco pallone e l'intervento via! Io dell'arbitro. vedessi lì lo. Palla è già buona, si gioca. Non so chi. Carvajal! Palla in mezzo Prende dopo un palla! intervento. La riperdiamo Tempo. ancora! Abbiamo ripersa 67 volte! Ci sono metri a disposizione. Robin, Matuidi. rumori, vuoi vedere che arrivano i ladri? No, eh! Prova in porta. È un gol pesantissimo, possono festeggiare. Non mi sto concentrando. C'è sto live che sta dando un po' fastidio. Fastidio, 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 fastidio. Il punteggio adesso è di 2 a 1. E bisogna concentrarsi. Gliel'ho detta. No, dai, mi dà fastidio, non ho mai perso per adesso. Non so perché ho controllato prima. Sono 0-0 di vittoria, quindi. Nessun Vale, non problema, posso finisce in perderlo. porta. L'unica volta che lo faccio in live.
calma. Se lo prendiamo adesso, io direi che la partita può. Oh, male, male. Male, male. Angolo, questo mi preoccupa. Madonna mia, madonna. Devo andare a fare gol. Buffon per Zuniga. Sto modulo non mi piace proprio. Infatti, non so se l'avete notato, io il 4-2-2-2-2-2-2-2-2-2 lo uso solo nei pimpale. E non mi piace affatto. Tanto qua Ames, ci serve la sua magia. La sua magia che entra in area, bravo Ames. Ames, la metti in mezzo. Dai Tevez, va di testa, ma scherziamo. Ma dalla Ibarbo. Lo suo intervento ci serviva. Capito? Ibarbito, Ibarbo! Parata, vabbè. Le palle. Tevez. 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 Bella sta boccia per il palo, vabbè. Ma dai, che... Mezzo. Sta boccia! Di Barbaro. Palle. Poco. Bello, bravo Giorgione. Giochiellini. Per il Pogbang. No, l'ho sbagliato io. 67esimo. La partita. Quasi quasi spero nel pareggio io piuttosto che perdere, vabbè. Palo. Dai, no, ma perché sti passaggi? Così l'hai visto? Carlitos, 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 ci proverà da qua. Carlitos, parata, Carlitos, ci credo. Cosa ha preso? Perché va Chiellini lì? Non lo so. Sì, palla per il Parco. Di Maria. Dai. Male. Lei male, bravissimo, esce. Dai Barbo, dai Victorone. No, e cade. Ma solo con me gioca così male. Quando ce l'ho contro, aveva già. Se ce l'avessi avuto contro avrebbe già fatto 6 gol. Ce l'ho io e mi fa 6 gol. Dai, bello sto intervento, prende palla lui. Bravo Ames. Vai Carlitos. Solo contro il portiere. Carlitos. Palo. Non ci credo. Non ci credo! L'altro palo! Ma com'è possibile? In. Sostanziale parità per quanto riguarda il possesso del pallone da parte delle due squadre. La differenza la fa il modo di gestire la palla. Adesso ragazzi. Oh, io mi arrabbio! Buon intervento difensivo. Mi inizia la gara pure a me. Vai, prendi. Gli passa in mezzo. Gli passa in mezzo. Bello sto passaggio. 88esimo. Inizio a non crederci più. Ma perché abbiamo troppa sfortuna, dai, I tifosi apprezzeranno gli sforzi di andare in nulla. Oggi la vittoria sia portata di mano. Bello. Complimenti. Guarin. 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 Sempre tuo pallone, Guarin. Sbagliatissimo! Arriva lui. E già, 83, siamo sotto. Però Zuniga, Zuniga è uno di quelli che ci crede ancora. Io ve lo dico. Io ve lo dico, io ve lo dico. Ci arriva! O non ci arriva, non ci arriva. Ah, da rifare tutto. 84esimo. E non prendiamo neanche il pallone lì. Barbo, madò. Madò, dobbiamo sfruttarla. Tanta se non la sfruttiamo. Ames. Dal giocatore. Oh, 86. Si è messa là. Dove c'è Rodriguez? Sì, no. Zuniga. Zuniga, no, no,
Tira, tira, ha sbagliato porta vuota! Ha sbagliato porta vuota! Ha sbagliato porta vuota! Non ci voglio credere! Vabbè, sta partita è destinata. È veramente a porta vuota, ragazzi. Era a porta vuota. La porta vuota. Ma non riesco neanche a passare. Altra. Felix. Per aver sentito tirare il muscolo, si è fermato a terra. Si apre con stecchine. Aspettiamo. Attenzione. Bellissima! No, barbito, di barbito. No, no, e vabbè, dai, no, parata sua. Ah, ci sto fallo, dai, io ci credo. È credibile. No, non è più credibile. Chi? No, Cristo! Cristoforo Santo! Mamma mia, che nervi! Che nervi! Pure parata all'ultimo minuto su ed è finita. Prima partita che perdo, prima mi pare perso, immeritato secondo me, però vabbè. Ed è finita, almeno quel bambino di Cristianone è contento. E quindi, vabbè ragazzi, ci stanno queste partite perdere, perché anche i migliori perdono, oppure no, ditemelo voi. E adesso sono curioso di vedere le statistiche, perché sono stati tre pali. La gente mi scrive, tre pali ho preso. Tre pali? Vabbè, no, i tiri 13 a 9. Adesso i tiri in porta, però tranqui. Ma se tipo facessimo un double or nothing? No, non giochi. Magari, se avessi tempo avrei fatto anche il double or nothing. Quindi chiedo cortesemente a DJ, ricordo anche più, al mio sfidante di mettere all'asta un giocatore. Io adesso devo vendere il mio James Rodriguez, perché infatti non si possono più... possono più bastare i giocatori, quindi adesso andrò a vendere Ames, tipo 10.000 crediti in meno, così lo vendo subito. E poi chiederò appunto al mio sfidante, in questo caso DJ Comics, ecco come si chiamava, di mettere all'asta un giocatore allo stesso prezzo. Quindi DJ Comics, tu stai ascoltando che hai vinto una partita che mi ha fatto assai arrabbiare, perché ho avuto occasione, vedete, diciamola così, metti all'asta un giocatore a... dai, 200. Da qualcun altro 207. No. Mettiamo all'asta. Metti un giocatore a 207.000 crediti. E non appena mi compreranno Ames, io ti comprerò il giocatore a 207. Poi, dopo averlo messo, scrivimi nella chat. O scrivimi nella chat di Twitch. Dimmi come ti chiami. Scrivimi, sono DJ Comics. Ho messo all'asta. Tac, tac, tac. E basta. Quindi, aspettiamo, vediamo. Veramente speravo l'avessero già comprato. No, non vorrei che ci siano altri giocatori a meno. Perché sennò io dovrò comprare dopo. E volevo sinceramente farlo in diretta. Allora, James Rodriguez, andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Vediamo. Vado un prezzo. Migliore di... proprio di no, ma temo di sì, perché sennò me l'avrebbero già comprato. No. E no, invece no, 203 no, magari 207 sì. 207 no, quindi tecnicamente parlando io avrei dovuto ora vendere il mio bel Ames, ma non me lo comprano ancora. Intanto chiedo gentilmente a DJ Comics di mettere all'asta un...
Allora, ho scritto di mettere il giocatore a DJ Conny, anche se io non ho i crediti. Ma c'è qualcuno che vuole prendersi un James Rodriguez? È stato un prezzo fantastico. Ok, me l'hanno preso. Quindi, non appena DJ Conny comprerà, metterà il giocatore a 207.000 crediti, io glielo comprerò. Compra ora 207.000 crediti. Compra ora a 207.000 crediti. No, iniziamo a mettere compra ora a 207.000. E poi io vi saluterò, che dovrò andare. Questo video lo troverete comunque su YouTube, se volete vedere di quanto è deficiente Cristianone. O se no, boh, da qualche parte. No, lo troverete su YouTube se volete semplicemente rivedervi il ping. Vale. Adesso consigli. Consigli, lo troviamo qua, eccolo qua, Oleggio, l'abbiamo comprato. Quindi, ragazzi, detto questo, il pinquale è finito. Spero che vi sia piaciuto. E niente, mettete un bel mi piace, mi raccomando, arriviamo a 3.000. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente a fare sin dal prossimo video. Ciao a tutti! Però aspettate un attimo, che devo capire come togliere la, o meglio, come terminare la stream. Adesso non so neanche se mi state sentendo.